La domanda mondiale di film plastici per usi agricoli nel 2013 è stata di 4 milioni di tonnellate. In Europa sono state utilizzate 720.000 tonnellate di film plastici per l'agricoltura, dei quali almeno 80.000 sono costituiti da film per la pacciamatura del terreno. L'Italia e la Spagna impiegano il 40% del totale dei materiali plastici usati in Europa. La pacciamatura con film plastici in polietilene a bassa densità ha conosciuto una grande diffusione a livello mondiale grazie ai positivi effetti sulle colture determinati dal suo uso. A fine ciclo di vita, i teli plastici per la pacciamatura o per la copertura delle serre diventano dei rifiuti speciali non pericolosi, per i quali l'azienda agricola deve sostenere un costo non solo per la loro rimozione e stoccaggio, ma anche per il loro corretto recupero e smaltimento. In questo quadro, la sostituzione parziale dei film in polietilene con nuovi manufatti caratterizzati da completa biodegradabilità rappresenterebbe un passo avanti verso la riduzione complessiva dei rifiuti e il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'attività agricola. Il Mater-B, brevettato dalla Novamont S.p.A., è un'ampia famiglia di materiali biodegradabili e compostabili. Nella composizione del Mater-B entrano risorse rinnovabili quali amidi da diverse colture, mais, altri cereali, patata e oli vegetali. I film per pacciamatura a base di Mater-B rappresentano l'innovazione tecnica da collaudare e diffondere con il progetto Pabior Fru. Il progetto vede la collaborazione del Centro di Ricerca CREA FRC di Caserta e del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli con la Cooperativa Sole di Parete. L'innovazione è l'unica strada per migliorare il mondo in cui viviamo. Con questo spirito è cresciuto anche questo progetto, come possiamo ascoltare dalle parole del direttore della Cooperativa Sole, dottor Pietro Paolo Ciardiello. La nostra fortuna è l'innovazione, e l'innovazione e l'agricoltura ci deve stare sempre, noi dobbiamo sempre perseguirla. Nessun giorno è uguale all'altro, anche perché ogni giorno cambiano le condizioni climatiche, ambientali e anche di mercato. Poi noi viviamo in un mondo globale ormai, per cui da questo punto di vista noi dobbiamo rincorrere le innovazioni per dare sempre di più e per costruire sempre quelle condizioni di vita migliori per gli esseri umani, insomma questa è un po' la nostra missione. E poi creare un ambiente sano praticamente, lavorare un ambiente sano. Quando noi diciamo noi vogliamo ormai l'impatto zero praticamente, noi dobbiamo tendere all'impatto zero per quanto riguarda l'impatto ambientale. Come dal punto di vista anche della salubrità dei prodotti, dobbiamo puntare a un prodotto esente completamente da residui oppure da inquinamento praticamente. Quando lo facciamo, in alcuni casi abbiamo degli ottimi risultati, lo stiamo facendo, dobbiamo migliorare e perseguire ancora questi obiettivi. Chimica vivente, questo è il claim della Novamont, società nata nel 1989 come progetto di ricerca di Montedison. L'obiettivo di Novamont è coniugare chimica e sostenibilità per combattere l'inquinamento ambientale a monte e pertanto investe una buona parte delle proprie risorse in ricerca. Negli anni Novamont è riuscita a realizzare materiali biodegradabili per diversi settori come il Mater-B, già utilizzato per i sacchetti per la raccolta differenziata o per gli shoppers nei supermercati, e che si propone per contribuire a migliorare la sostenibilità in agricoltura con i teli per pacciamatura, oggetto del nostro studio. Il progetto è stato sviluppato allestendo prove di coltivazione in cui alla gestione colturale tradizionale su pacciamatura in polietilene è stata affiancata quella su pacciamatura in Mater-B a parità di tutte le altre operazioni colturali. Il quadro iniziale è ben spiegato dalle parole del dottor Morra. Buongiorno, siamo nell'azienda dei signori Pezzone, Pasquale e Nicola, fratelli. Oggi è il 26 gennaio, in questa è una delle aziende dove stiamo sviluppando le prove sperimentali previste nel progetto Pabior Fru. È una delle aziende fragolicole. Qui ci troviamo in una fase della prova che diciamo è partita il 29 di settembre con la stesura dei teli in Mater-B e in polietilene. Questi sono teli in Mater-B, avvenuto appunto alla fine di settembre, circa 4 mesi già vita sul terreno di questo materiale. La prova di fragola in corso è la prova con la cultivar Sabrina, che diciamo è normalmente coltivata in questa azienda, e il nostro obiettivo è di confrontare il comportamento di questa fragola su questo film in Mater-B a confronto con il film in polietilene, in plastica, che è quello tradizionalmente usato in queste zone. Una delle particolarità della coltivazione di fragola in questo areale è data dalla presenza di queste baulature molto alte che vengono effettuate a macchina
e che servono per tenere, come vedete, la coltura molto rialzata rispetto al piano del terreno. Stiamo parlando di un'altezza dal piano del terreno di circa 40 cm. Questa soluzione tecnica viene adottata per tenere le fragole nella fase in cui le piante sono più cresciute e i rametti che portano i frutti tendono ad andare verso il terreno, per tenerle lontano dal terreno e quindi poterle raccogliere e mettere direttamente nelle confezioni per la commercializzazione. Questa cosa però diciamo determina un'esigenza particolare rispetto ai film che servono per la pacciamatura, perché questi film devono chiaramente avere una tenuta meccanica alla massa di terreno che è incorporata, diciamo, è inglobata in essi. E quindi già da questo punto di vista il film Il Materbi è stato, diciamo, via via affinato dalla Novamont proprio per reggere a questo tipo di sollecitazione e soprattutto per reggere fino a oltre 8-9 mesi, che è la durata del ciclo della fragola, perché questo ciclo si chiuderà alla fine di maggio almeno o a giugno. Quindi è un film in Materbi con uno spessore di 20 micron, che è il massimo spessore che la Novamont fa per i film di pacciamatura, ed è fatto apposta per i film di fragola, destinati alla coltivazione della fragola. Quindi noi siamo interessati a seguire sia l'evoluzione meccanica del film per vederne la resistenza quando partono le lacerazioni, che come vedremo sono già iniziate ma sono normali, e questo non significa che però il film non fa la sua azione pacciamante, cioè di protezione dalle malerbe, di riscaldamento del terreno e di pulizia delle piante rispetto al terreno. Quindi noi seguiremo questo aspetto e poi mano a mano stiamo seguendo lo sviluppo delle fragole che in questa fase prevede dei campionamenti di piantine. Quando cominceranno le raccolte, che sono periodiche e continue, noi raccoglieremo nelle aree di campionamento diciamo così evidenziate da quelle strisce bianche e rosse, e su quei frutti faremo analisi qualitative. Qui c'è da mettere in evidenza anche l'accuratezza che deve essere posta nella stesura dei teli di Materbi, e questo sarà un argomento che verrà poi, diciamo, ripreso con specifiche diciamo, riprese filmate sulla fase meccanica di stesura con la pacciamatrice, con la macchina pacciamatrice. Qui come vedete le baulature sono tutto sommato abbastanza regolari e stanno tenendo bene, diciamo, il terreno. Ma se si lavora su terreno che è stato preparato male in partenza o che subisce delle piogge prima che vengano coperti i tunnel, ci possiamo trovare di fronte a situazioni come quella invece sulla baulatura che vedete alla mia destra, dove ci sono questi rigonfiamenti laterali dovuti a terreno che cede, che si ammassa sotto il peso dell'acqua che è arrivata e che quindi non viene tenuto fermo in posto dal Materbi, che come film è meno resistente meccanicamente rispetto al polietilene. Uno dei punti in cui può cominciare la lacerazione naturale dovuta a biodegradazione è quello di contatto tra il telo e il terreno. E come vedete questi punti sono per il momento ancora tutto sommato sani, e quindi il telo sta dando, diciamo, una buona performance. Poi successivamente noteremo e faremo osservare come proprio gli inizi della degradazione partono proprio da questi punti soggetti a maggiore umidità o da questi punti soggetti a maggiore tensione nell'angolo della baulatura, e che possono cominciare a dare lacerazioni. Però ripeto, le lacerazioni non vanno lette come una minore efficacia del film, perché ripeto, la pacciamatura serve per dare un vantaggio alle piante in termini di riscaldamento del terreno, di protezione dalle malerbe, ed è evidente che questo vantaggio c'è pieno fino a questo punto. Quando le piante avranno completamente coperto per il loro sviluppo il film, ovviamente non è più importante il ruolo della pacciamatura, perché sono le piante stesse a competere con le malerbe e a tenere il terreno coperto. I teli per pacciamatura in polietilene pongono il problema della loro rimozione e dello smaltimento finale.
I cumuli stoccati vengono accettati solo parzialmente dalle aziende di riciclo. Infatti, quelli impiegati per la pacciamatura, essendo sporchi di terreno, residui colturali o di fitofarmaci, richiedono diversi e onerosi lavaggi preliminari prima di essere avviati al riciclaggio. L'alternativa è il loro smaltimento in discarica. In entrambi i casi, i costi per il corretto smaltimento sono a carico dell'azienda agricola. Questi cumuli di plastica che vedete alle mie spalle, questo di film nero e quello di film, diciamo, bianco, sono esemplificativi del problema che stiamo cercando di affrontare con questo progetto di introduzione di film in plastica biodegradabile. Queste aziende, quasi tutte le aziende che, diciamo, sono coinvolte, diciamo, dall'attività della cooperativa, ma tutte le aziende servicole, fanno un grandissimo ricorso a film plastici per la copertura dei tunnel e sono quelli trasparenti, mentre questi film neri sono i film di pacciamatura del terreno, comprese poi le ali gocciolanti che sono queste che servono per l'irrigazione. Quindi noi, con l'introduzione del Mater B, oltre a determinare in prospettiva un risparmio legato alla fase di rimozione dei teli di plastica, che invece possono essere interrati direttamente, c'è un risparmio legato anche agli oneri di smaltimento che un'azienda deve sopportare, perché questi materiali non possono essere bruciati, come è comprensibile. Quindi se tenete presente le estensioni delle serre in gioco, potete capire, diciamo, la partita che si gioca su questa sfida nell'introduzione di questa innovazione tecnica, che determinerebbe un alleggerimento, perché i film di copertura restano tali e in plastica, ma tutti quelli per pacciamatura potrebbero essere sostituiti, almeno in tutte le colture dove è possibile e conveniente farlo. Quello che noi cerchiamo di dimostrare in questo progetto è questo: per colture come la fragola, il melone, la lattuga, il cavolo rapo, l'anguria, la possibilità, la convenienza di sostituire i film in polietilene con questi film in Mater B. I teli biodegradabili vengono commercializzati da varie industrie, le quali acquistano il granulo di Mater B dalla Novamont per produrre le bobine di film, che vengono vendute con marchi commerciali propri come il BioDream della Valota o l'EcoPack della Pati. Ma come si stendono correttamente i teli biodegradabili in Mater B? Le dottoresse Sara Guerrini e Emanuela Impallari di Novamont ci descrivono gli aspetti critici da curare per una corretta stesura a macchina per la fragola e a mano per il melone. Il telo per pacciamatura biodegradabile Mater B è un telo disponibile sul mercato ormai da diversi anni. È un telo che si ritrova a spessore 15 micron, viene utilizzato per lo più per colture di ciclo corto a ciclo medio, quindi da 1 fino a 6 mesi. Con spessori maggiori si può allungare il ciclo colturale, con 20 micron si arriva ad esempio a coprire il ciclo della fragola, quindi fino a 10 mesi. È un telo che nelle caratteristiche tecniche è assolutamente assimilabile ai teli tradizionali in plastica. Può essere steso sia manualmente sia meccanicamente come un tradizionale telo in plastica, e le operazioni colturali seguono la tradizionale abitudine dell'azienda. Al momento della stesura il terreno deve essere ben affinato, e questo perché, essendo appunto il telo in Mater B un telo a spessore ridotto rispetto alla plastica tradizionale, richiede qualche attenzione in più. Nel caso della stesura meccanica devono essere anche legate alla macchina, quindi ad una giusta regolazione che permetta che non vi siano eccessive tensioni sul telo. In questo caso, per la stesura del telo, usano questa macchina che è un rullo tensore che va sopra il telo e lo distende mentre si opera la stesura. Con i teli biodegradabili, che sono più sottili, la raccomandazione è di allentare la tensione del rullo, che normalmente invece viene tenuto basso e fisso col polietilene. Quindi quello che hanno fatto, hanno allentato il rullo in modo tale che possa essere comunque abbastanza mobile sulla baulatura che vanno a creare. Non c'è nessun'altra modifica nella gestione della macchina. Ovviamente stiamo parlando di questo tipo di stesura con una proda che è alta 40 centimetri.
In questo caso vediamo la stesura del telo per una coltura di melone, quindi per una coltura a ciclo medio, per cui, come già detto prima, appunto il telo a 15 micron viene utilizzato per lo più per colture di ciclo medio e di ciclo corto. Le tecniche sono svolte normalmente come per un tradizionale telo in plastica, quindi può essere forato dopo la stesura, si può fare stesura e trapianto contemporaneamente oppure in cantieri separati. E anche per quanto riguarda l'irrigazione, può essere utilizzata la manichetta normalmente, come si utilizza in generale con un telo in plastica tradizionale, o nel caso di irrigazione per aspersione il telo può essere microforato e quindi in quel caso l'acqua poi penetrerà all'interno del telo. Il telo garantisce un controllo delle infestanti assolutamente equiparabile a quello del telo tradizionale in polietilene. A fine ciclo il telo potrà poi essere interrato insieme ai residui colturali e l'opera dei microrganismi del terreno ne permetterà la biodegradazione e quindi la trasformazione in anidride carbonica ed acqua. Gli agricoltori devono familiarizzare con l'uso e lo stoccaggio appropriati dei teli per pacciamatura in Mater B. Essi vanno stoccati in luoghi non umidi, freschi, ponendo le bobine in verticale e facendo attenzione agli eventuali urti che, essendo i teli a spessore ridotto, possono creare fori e lacerazioni che danneggiano l'intera bobina. Una volta stesi in campo, a mano o a macchina, l'agricoltore deve porre attenzione ai danni che possono derivare da colpi con attrezzi o la punta delle scarpe dovuti al calpestio conseguente alle operazioni colturali di gestione delle coltivazioni. Buongiorno a tutti, io sono Eugenio Cozzolino, sono un tecnico del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura della sede di Caserta. Se voi vi affacciate e vi faccio, date un'occhiata ad esempio a queste lesioni che ci stanno sui teli, in realtà queste sono delle lesioni provocate dalle scarpe degli operatori, perché entrando nella serra praticamente essi mettono di lato per raccogliere il punto dove si poggia con i piedi, sono dei punti di potenziale rottura. Però se vedete il telo sul ciglio è ancora integro. In qualche parte si vede anche qualche lesione, ma non inficia la produzione, perché ormai l'effetto pacciamante, cioè la copertura, il fatto che non siano cresciute ma le erbe, ormai per il tempo che è trascorso è un'azione che è stata, diciamo, portata a termine dal telo. Le esperienze condotte con le prove di impiego per le colture di fragola, melone, anguria, lattuga e cavolo rapa hanno messo in evidenza che, nonostante i difetti di stesura o i danneggiamenti durante la coltivazione, i teli in Mater B hanno svolto il loro ruolo di pacciamatura in maniera efficace, del tutto equivalente ai teli in polietilene. Quello che volevo farvi vedere è che, se notate, apparentemente non sembrerebbe ci sia nessuna differenza, perché le prose che sono state fatte sono coperte in egual modo. Nei mesi di ciclo colturale più freddi, da dicembre a metà aprile, è stato osservato un maggiore sviluppo delle piante di fragola della cultivar Sabrina sul polietilene rispetto a quelle in Mater B. Non altrettanto si può dire per la cultivar Fortuna. Tali differenze tendono ad annullarsi in primavera. I dati raccolti, anche in esperienze di anni precedenti, dicono che la produzione totale sul Mater B è simile o leggermente superiore a quella su polietilene. Ma vediamo ora alcuni risultati ottenuti dalle due prove di fragola effettuate in questo progetto. Le analisi sono state eseguite su un totale di 300 frutti per pacciamatura. La fragola Sabrina ha prodotto più frutti di prima e seconda categoria sulla pacciamatura in polietilene rispetto a Mater B, che ha presentato uno scarto leggermente maggiore. La fragola Fortuna ha prodotto più frutti di prima categoria su Mater B e una quantità di frutti di seconda categoria simile tra le due pacciamature, con uno scarto leggermente superiore su polietilene. I dati mostrano le medie ottenute dall'analisi di tre campioni di fragole prelevati in diverse raccolte da marzo a maggio. I solidi solubili, principalmente zuccheri, e l'acidità titolabile non variano in maniera sostanziale nelle due varietà sulle due pacciamature, mentre i composti nutraceutici e antiossidanti, come polifenoli, antociani e flavonoidi, sono risultati sempre in quantità maggiore nei frutti cresciuti su Mater B. Il melone è stato coltivato su teli con spessore di 15 micrometri stesi in strisce a coprire il terreno senza baulature. Pur essendo stati condotti cicli con trapianti tra marzo e aprile, lo sviluppo delle piante nelle fasi iniziali si è avvantaggiato del maggiore riscaldamento del terreno sotto polietilene.
Tuttavia, le piante su Mater B hanno mostrato di raggiungere più rapidamente un equilibrio tra la fase vegetativa e quella di fruttificazione, al punto che le produzioni sono state spesso del tutto equivalenti tra i due film pacciamanti. La produzione del melone, sia espressa per pianta che per ettaro, è stata molto simile tra le due pacciamature, con una prevalenza talvolta a favore del Mater B. La pezzatura dei frutti non è cambiata, mentre lo scarto è stato più alto con la varietà Pregiato coltivata su Mater B. I solidi solubili, principalmente zuccheri, sono aumentati nei frutti cresciuti su Mater B, mentre l'acidità titolabile mostra un andamento variabile. Come per la fragola, i composti nutraceutici antiossidanti come polifenoli, antociani e la complessiva attività antiossidante, nonché i carotenoidi, sono risultati sempre in quantità maggiore nei frutti cresciuti su Mater B. Le analisi sono state condotte su almeno 15 frutti per ogni varietà e tipo di pacciamatura. Durante la sperimentazione della coltura di melone su Mater B è da segnalare l'emergere di un problema mai osservato negli anni precedenti di prove condotte in piena aria. Sotto serra, i meloni in accrescimento hanno determinato una rapida biodegradazione del telo sottoposto già al raggiungimento di un peso di 400-500 grammi. I frutti, pertanto, venivano a contatto con il terreno con il rischio di perdite di prodotto per marciumi. Il fenomeno, innescato probabilmente dalle favorevoli condizioni termo-igrometriche realizzate sotto tunnel, appare pregiudizievole per l'affidabilità dei teli in Mater B, che andranno ulteriormente saggiati adottando uno spessore maggiore di 15 micrometri, ampiamente collaudato in diverse sperimentazioni in Italia e all'estero. Tra le attività di divulgazione delle azioni legate al progetto Pub Your Fru, la cooperativa Sole ha programmato l'organizzazione di banchi di degustazione presso due supermercati della catena Coop, allo scopo di far assaggiare in diverse preparazioni gastronomiche i frutti della sperimentazione e avvicinare un vasto pubblico alla conoscenza della qualità dei prodotti ottenuti adottando tecniche innovative ed ecosostenibili. Per quanto riguarda la lattuga, è da rilevare che lo stato del film in Mater B all'atto della raccolta è apparso sufficientemente integro nonostante il calpestio. Questa osservazione suggerisce la possibilità di riutilizzare il telo anche per un successivo ciclo colturale di lattuga o cavolo rapa. La produzione di lattuga è risultata leggermente superiore su polietilene, sia in termini di resa commerciale che di peso medio. Ma considerato che la lattuga viene venduta a pezzo, non ci sono differenze tra le due pacciamature, né per numero di cespi prodotti, circa 11.000, né per diametro, mentre il loro peso medio è comunque al di sopra del minimo commerciale. Lo sviluppo delle piante di cavolo rapa sulla pacciamatura in Mater B è stato del tutto simile a quanto avvenuto sul polietilene. Anche in questo caso, come per la lattuga, le condizioni finali del film lasciano pensare alla possibilità di un suo riutilizzo. Il cavolo rapa viene venduto a numero di pezzi. Il numero di cavoli rapa raccolti e divisi per classe di calibro commerciale ha evidenziato che la produzione commerciabile delle classi 8-10 e 10-12, se sommata, è simile sulle due pacciamature. Lo scarto è leggermente superiore. Alla fine del ciclo colturale avviene la rimozione dei teli pacciamanti di plastica. È in questa fase che possono diventare molto evidenti le differenze tra il polietilene e il Mater B per la quantità di lavoro necessario. La fragola è la coltura che richiede le operazioni più onerose per la rimozione dei teli in polietilene. In entrambe le pacciamature è necessario rimuovere le ali gocciolanti per l'irrigazione disposte sotto i teli. L'operazione richiede il taglio preliminare del polietilene sulla parte orizzontale della baula. Per rimuovere i teli in polietilene sulle fasce laterali delle baulature viene bagnato il terreno per circa un paio d'ore, al fine di rendere possibile agli operai addetti la rimozione manuale a strappo. Tuttavia sussistono notevoli difficoltà che costringono a picconare il terreno che blocca i teli alla base del baule. Nel caso del Mater B, dopo un taglio iniziale, basta tirare i tubi in plastica in quanto la resistenza meccanica allo strappo offerta dai teli è minima. Un operatore può passare con la fresatrice direttamente sulle baulature ancora coperte con i film in Mater B, sminuzzando e interrando il telo, che si biodegraderà completamente nell'arco di un anno. Stesso procedimento per l'interramento dei teli in Mater B sulla coltura di melone, sebbene la rimozione del polietilene sia più semplice, mancando la baulatura. Alla fine, i cumuli di plastica residuati dai tunnel coperti con Mater B sono costituiti dalle sole ali gocciolanti, a differenza di quanto accade per i tunnel pacciamati con polietilene.
Il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto. Seguendo questa logica, l'Unione Europea ha prodotto la direttiva quadro del 19 novembre 2008 relativa alla gestione dei rifiuti. Essa prevede che gli Stati membri adottino misure per il trattamento di rifiuti realizzate secondo la seguente gerarchia: 1. Riduzione dei rifiuti, 2. Riutilizzo, 3. Riciclaggio, 4. Smaltimento in discarica o per incenerimento, che è da considerare come ultima soluzione, considerato che si tratta di soluzioni comunque ad alto impatto ambientale. La prevenzione nella produzione dei rifiuti è peraltro strettamente collegata al miglioramento nei sistemi di produzione industriali. Le pacciamature biodegradabili sono un esempio in tal senso e al cambiamento degli stili di vita e di consumo fortemente radicati nella popolazione. Inoltre, le nuove misure necessarie a ridurre i rifiuti prima che vengano prodotti hanno spesso costi apparentemente maggiori. L'innovazione collaudata nel progetto Pubi Orfru rientra perfettamente in quanto appena detto. Il prezzo dei film in Mater B, infatti, oscilla tra 2 e 3 volte quello dei film in PE, in funzione di diverse variabili tra le quali sono il costo del petrolio, il cambio euro-dollaro, il prezzo del Mater B, eccetera. Molte regioni italiane stanno prevedendo un contributo pubblico per favorire il ricorso alle pacciamature biodegradabili. Il contributo previsto compensa parzialmente il divario del costo per ettaro da sostenere. L'altro elemento che può compensare, almeno parzialmente, il divario nei costi di acquisto è rappresentato dal risparmio nei costi di rimozione e smaltimento delle plastiche polietileniche, ove siano utilizzate quelle biodegradabili. Un accettabile equilibrio della forbice costo del film risparmio indotti potrebbe favorire un aumento della domanda delle pacciamature biodegradabili, tale da innescare delle economie di scala per le industrie filmatrici, con la conseguente possibilità che siano abbassati i prezzi di vendita, innescando una dinamica tra domanda e offerta, tale da rendere conveniente a tutti gli attori sul mercato la ulteriore diffusione di questa innovazione. Ciò non toglie che la politica di prevenzione dei rifiuti debba continuare ad essere propugnata dall'Unione Europea, perché è l'unico modo per evitare vasti disastri e sperperi ambientali irreversibili prima che si verifichino. L'imperativo resta dunque quello di progredire verso un'economia circolare, basata sul ciclo di vita, con un uso senza soluzione di continuità delle risorse e una quantità di rifiuti residui che tenda a zero.